Amici di basketcoach.net, bentrovati, bentornati a un'altra puntata di Themart Corner. Quest'oggi proseguiamo i nostri viaggi al di fuori del baricentro italico, ci spostiamo al di là del Mediterraneo, quindi non siamo molto lontani, anzi al di là del Tirreno, proprio per essere geograficamente più precisi. Atterriamo nella penisola iberica dove andiamo a conoscere Alessandro Di Pasquale. Alessandro, buonasera. Buonasera Riccardo, buonasera a tutti. Alessandro, ovviamente, come sentite dall'accento e dal nome, è un nostro connazionale che da qualche anno ha fatto la scelta di vivere la pallacanestro in Spagna, per la precisione a Valencia, dove svolge un ruolo di arena coordinator, cioè il coordinatore dell'arena degli eventi di Eurolega e di campionato di Serie A, oltre a svolgere l'assistente, il ruolo di assistente nella Junior A, che sarebbe sostanzialmente, correggimi se sbaglio Alessandro, la corrispondenza della nostra Under 18. Cura tecnica individuale per i giocatori di più fascia d'età e allena anche gli esordienti, oltre poi a coordinare anche tutte le attività di camp. Alessandro, abbiamo un sacco di curiosità, abbiamo molte domande da chiederti, quindi sei pronto per svelarci un po' quello che è il mondo della palestra spagnola? Sì, vabbè, iniziamo più che spagnolo, io giustamente parlo di quello che sto vedendo a Valencia, anche poi qui quello che ho potuto vedere è che ogni comunità e quindi ogni regione ha anche delle regole differenti per come si gioca, soprattutto a livello di Perfetto, serie. allora visto che in Spagna si è suddivisi in comunità, parliamo della comunità valenziana, parliamo della tua realtà. Dall'Italia alla Spagna, Valencia è cestisticamente una grande realtà, come abbiamo detto in introduzione, la prima squadra gioca l'Eurolega. Ci racconti il tuo primo impatto, l'ambientamento e specificatamente il ruolo che ricopri? Sì, partivo un po' da lontano. Io ho allenato in Africa nel 2012 nella Guinea Equatoriale e lì era una colonia spagnola e avendo a che fare con dei giocatori che venivano dalla Spagna, ho iniziato a incuriosirmi un pochettino per quanto riguarda il mondo spagnolo. Quindi nei vari anni andavo a fare dei camp, soprattutto a Madrid all'inizio e poi dopo ho avuto la possibilità di andare a Valencia a fare un camp come allenatore. L'impatto, una volta che avevo rotto il contratto con la mia società che stavo in Puglia ad allenare, sono venuto a studiare un mese a Valencia. E l'impatto è stato di quelli forti perché ancora non avevo visto l'Alcheria e c'era la Minicoppa, che in pratica è una coppa di under 14 dove fanno delle selezioni affinché 8 squadre under 14 vanno a fare durante la finale di Coppa del Rey le finali dell'under 14 di Coppa e si chiama Minicoppa. Quindi mi sono trovato l'impatto con 9 campi tutti nella stessa installazione e con partite in quasi tutti i campi, con schermi nella caffetteria, nel bar dove si vedevano le partite degli under 14 e quindi l'impatto è stato abbastanza forte. No, mi sono meravigliato veramente per come avevano concepito l'Alcheria che era fatta proprio per la pallacanestro in ogni singolo dettaglio. Dopo un altro camp che ho lavorato con loro, mi hanno offerto la possibilità di poter allenare. Purtroppo i titoli italiani non sono validi in Spagna, quindi ho dovuto aspettare 4-5 mesi per iniziare i corsi di allenatore. Quindi nel frattempo ho dato una mano anche in altri campi. E ora, dopo 2 anni, mi ritrovo a essere l'assistente del junior, allenare esordienti, come già hai detto tu, e lavorare la tecnica individuale la mattina con dei ragazzi, e dopo ti spiegherò come possiamo fare questo durante la mattina, e quest'anno ad ottobre mi hanno dato il compito di sostituire, faccio una piccola parentesi, un omaggio a Martin Labarta che ieri ci ha lasciato, che era il delegato storico del Valencia Basket per 26 anni, e quest'anno mi hanno dato l'opportunità di poter lavorare anche con la prima squadra. Abbiamo toccato già l'argomento di settore giovanile, Alessandro, con i tuoi esordienti, con l'Under 18, con il lavoro che fai nel curare la tecnica e le individualità di ogni singolo giocatore. Ma ci vuoi raccontare come è strutturato il settore giovanile nei campionati spagnoli? Campionati spagnoli abbiamo ancora junior, cadetti e infantili, quindi sarebbe junior under 18, cadetti under 16 e infantili under 14 e sono divisi in autonomico, preferente zonale come possono essere eccellenza, elite e E regionale. regionale quello nostro. Alla fine dei campionati autonomici si fa la finale del campionato di Spagna. Per quanto riguarda junior, che l'abbiamo fatta l'anno scorso e quindi so qualcosina in più in merito, il campionato si fa a 32 squadre, quindi si fa un raduno di 6-7 giorni in una città, quest'anno doveva essere Valencia,
però non credo che la riusciremo a fare. E una cosa che mi ha impressionato molto è che le regioni hanno le squadre in base al piazzamento dell'anno precedente. Per esempio, noi siamo andati l'anno scorso e come Comunità Valenziana avevamo solo due squadre, perché l'anno prima Junior era arrivata tredicesima. L'anno scorso siamo arrivati quarti e quindi quest'anno la Comunità Valenziana aveva diritto a tre squadre per le finali nazionali. Quindi una sorta di mini conference, chiamiamole così, dove ci si può qualificare a seconda, o meglio, si possono iscrivere squadre a seconda della qualificazione della categoria degli anni precedenti. Perfetto, sì. Ok, interessante, formula interessante, perché non prendere spunto, poi non lasciamo mai nulla al caso. Ci racconti, visto che lo abbiamo già accennato, come organizzi il tuo lavoro? Tu lavori, oltre che nelle squadre, anche con i ragazzi, con le individualità, con i singoli giocatori. Immagino che abbiate, e lo abbiamo già citato, diverse strutture, ma anche diverso tempo a disposizione, relativamente ai ragazzi, alla presenza dei ragazzi in palestra. Sì, qua c'è un'altra particolarità. Io credo che la scuola sia abbastanza messa in un contesto che può aiutare lo sport. Se vinci un campionato regionale autonomico di eccellenza, diventi un giocatore d'élite. Quindi questo ti permette di saltare alcune materie che sono facoltative a scuola e di saltare anche educazione fisica. Quindi noi abbiamo molti ragazzi che la mattina hanno dei buchi nella scuola e quindi casomai escono dalle 10 alle 11 di mattina o dalle 9 alle 10 di mattina in base a quando hanno gli orari delle materie facoltative e si vengono ad allenare. E lì siamo io e un altro che è responsabile della tecnica individuale, dove lavoriamo sulla tecnica individuale. Per quanto riguarda invece i ragazzi che non hanno questa possibilità perché vivono casomai fuori Valencia o la scuola è lontana, il pomeriggio facciamo degli allenamenti individuali solo con loro. Quindi li riusciamo a fare anche di pomeriggio. C'è una interconnessione tra l'attività scolastica, evidentemente con orari e con materie che prestano un po' più di elasticità ai ragazzi, ma c'è anche una maggiore disponibilità alla presenza in palestra nelle fasce orarie pomeridiane, da quanto capisco. Sì, anche perché le scuole, le altre scuole, noi prima delle 5.45 non facciamo allenamenti, perché le scuole sono tutte a tempo pieno, quindi il primo orario riguarda i bambini del mini basket e iniziamo alle 5.45. Quindi rispetto all'Italia, Alessandro, in una fascia oraria leggermente più tarda. Sì, io quando stavo in Italia ricordo molti allenamenti anche alle 3 del pomeriggio, alle 2 e mezza, alle 3. Poi prima delle 5 e mezza non si possono fare allenamenti perché sono alle scuole. C'è anche da dire il vero che loro fanno anche attività sportiva nelle scuole. Un'altra particolarità che mi aveva colpito molto in Spagna è che i campionati, la maggior parte delle squadre non sono solo di club ma sono delle scuole. Quindi stesso la scuola ti fa il campionato, anche quello d'eccellenza, se vogliamo paragonarlo a quello italiano. Quindi c'è questa unione tra scuola e sport che secondo me aiuta. E l'altra particolarità è che arrivando per esempio nelle prime quattro della Spagna l'anno scorso, i ragazzi hanno avuto un altro vantaggio per quanto riguarda le università, perché sono delle università a numero chiuso che hanno dei posti per i giocatori di elite. Quindi raggiungendo un determinato... Piazzamento sportivo ti apre le porte anche per l'università per quanto riguarda la carriera oltre alla pallacanestro. Immagino che la struttura della programmazione degli allenamenti a livello di orario inizi alle 5.45, come ci hai raccontato, per i ragazzi di fascia d'età più bassa, per andare poi man mano avanti e arrivare agli under 18 o alle squadre senior nella fascia oraria. Fino a che ora siete in palestra la sera? 10:15 finiamo gli allenamenti e poi dopo alla fine, parlando, avendo delle riunioni anche dopo gli allenamenti, prima delle diciamo 10:45 da lì non esce. Aiuta molto che Valencia è una città dove si cena con molta calma, quindi gli orari in generale nella Spagna, Valencia... Vero. E in tutta questa organizzazione, con i ruoli molteplici che ricopri, quanta autonomia gestionale hai nella programmazione, nell'esecuzione dei lavori e come invece devi andare ad incastrare i tuoi impegni e le tue programmazioni anche nel coordinamento di staff? Noi abbiamo comunque, è strutturata perché per ogni categoria, per esempio il mini basket fa parte delle scuole e ci sono anche delle squadre di scuola. Noi abbiamo 53 squadre maschili e femminili, perché un'altra particolarità che mi è piaciuta molto a Valencia qui è come
una frase che mi ha colpito era: qui non c'è pallacanestro maschile e pallacanestro femminile. Il Valencia Basket ha tutte e due le cose, fa parte di tutte e due. Quindi c'è il massimo impegno e le strutture, tutto quello che c'è per la maschile c'è anche per la femminile. Quindi siamo 53 squadre suddivise in escuela e cantera. Cantera, diciamo che un po' l'elite e l'escuela un pochettino il più sociale e comprende anche il mini basket. Per ogni area abbiamo un coordinatore. Abbiamo il coordinatore della cantera maschile, il coordinatore della scuola e il coordinatore della cantera femminile. Quindi abbiamo comunque delle riunioni settimanali con il direttore di cantera e poi hai delle riunioni con gli allenatori. Abbiamo la fortuna nell'installazione che abbiamo dell'archeria che abbiamo delle sale per noi per poter riunirci, studiare video e poter organizzare meglio il lavoro. Si va da un lavoro trimestrale, mensile, settimanale e giornaliero. Vogliamo andare ad approfondire con te, Alessandro, ulteriormente un altro aspetto. Chiaramente, oltre la gestione delle squadre, buona parte del tuo tempo è occupato nel lavoro individuale per la formazione dei singoli giocatori. Quanto e come riesci a curare i dettagli in palestra? È normale che la mattina abbiamo più tempo per poter fare questo, perché ci sono degli allenamenti che sono veramente one to one, nel senso sono individuali, che tu sei proprio il ragazzo, perché per esempio io ho un ragazzo che viene alle 7:45 della mattina, perché lo fa prima di andare a scuola. Quindi lì hai il tempo comunque per poter curare tutti i dettagli. Abbiamo delle schede tecniche per ogni giocatore sulla tecnica individuale, dove ci sono i punti forti e i punti un pochettino da migliorare, dove noi comunque dobbiamo lavorare sia i punti forti che i punti diciamo deboli da poter migliorare. Abbiamo sempre con il direttore della cantera e con il responsabile della tecnica individuale un programma di lavoro specifico per il ragazzo. È vero anche che abbiamo altre. Per esempio l'anno scorso mi mandarono all'Accademia di Tabac a Madrid per lavorare con gli interni, con i pivot. E quindi da lì abbiamo preso tutti i dettagli che un allenatore, un giocatore come Tabac mi ha potuto trasmettere e andiamo lavorando su questi dettagli. In estate abbiamo avuto dei camp con degli allenatori americani sul tiro e quindi tutti quei dettagli che abbiamo preso dai camp più quello del nostro direttore tecnico li mettiamo insieme, facendo poi attenzione sempre alle capacità fisiche e tecniche di ogni giocatore. Per esempio, ultimamente stavamo sviluppando con l'allenatore del junior, che è il mio capo allenatore, che è anche l'assistente della nazionale spagnola Under 16, il tiro in base all'occhio dominante e la mano forte. E stiamo facendo tutta una statistica e un laboratorio sui giocatori che tirano con la mano destra e guardano però con l'occhio sinistro, o viceversa, e da lì si andava costruendo una meccanica di tiro e di presa della palla in base anche all'occhio dominante. Quindi diciamo che è un laboratorio aperto, abbiamo delle linee generali, però abbiamo molto spazio per poter sperimentare tra virgolette qualcosa e andare in una direzione, perché l'obiettivo poi è la formazione del giocatore. Alessandro, oltre a tutte queste differenze e differenziazioni che saranno state di impatto nel momento in cui si era in Spagna, ci sarà stato anche ti sei saltato all'occhio anche un metodo diverso di allenamento. Allora, questa è una curiosità molto più pratica. Ci racconti tre esercizi, ce li descrivi, tre esercizi di quelli, come vuoi te, attacco, difesa o altre situazioni che hai imparato, che non conoscevi e hai imparato lì in Spagna? È uno che mi è piaciuto molto, soprattutto per quanto riguarda la finalizzazione, e specialmente in fasce più piccole, ma lo utilizziamo anche in alcuni giorni con quelli più grandi, e di non dare proprio tipo fai il terzo tempo, fai il secondo tempo, fai il tiro, di dare delle indicazioni con mano destra per esempio e poi dà l'indicazione destro-sinistro che sono i piedi, e lui si va cercando come coordinazione il ragazzo, il bambino, il tiro più appropriato, e poi puoi cambiare dicendo mano sinistra, sinistro, destro, che significa sinistro, mano sinistra, piede sinistro, piede destro, e devi fare un passo più largo, un passo più piccolo, oppure un passo in una direzione e il passo in un'altra direzione. E diciamo che l'Eurostep che viene insegnato gli esce quasi naturale. Quindi loro vanno scoprendo un bagaglio motorio e coordinativo facendo esperienza, prendendolo dalla propria esperienza. E secondo me questo ti aiuta molto anche poi durante la partita a poter avere più
ricorsi tecnici per poter finalizzare. Altro esercizio che lavoriamo molto con i juniores, perché noi abbiamo una particolarità con i juniores, abbiamo pochi sistemi e giochiamo molto a campo aperto, cerchiamo di correre il campo molto, di giocare molto in transizione. L'ultima Eurolega che abbiamo fatto junior, Angetti, abbiamo avuto il 45% delle azioni, secondo una statistica che avevamo, a ritmo 3, che sarebbe il ritmo della transizione. Occupare gli spazi e invertire la palla e giocare uno contro uno con dei concetti. Quindi abbiamo un esercizio dei ragazzi che partono da sotto canestro e escono fuori la linea dei tre punti e devono sempre avere la triplice minaccia, passare il pallone e muoversi, e si muovono a uno alla volta uscendo. Poi abbiamo lo 0.5, che è lo 0.5 di Messina, di muovere, di prendere una decisione in mezzo secondo. E questo è l'esercizio che sviluppa è minacciare il canestro, essere veloci prendere una decisione, perché dopo diamo degli stimoli, se tirare, penetrare, passare, e lavorare il passaggio nelle varie situazioni. Quindi esercizi dinamici su letture o su addirittura indicazioni verbali da tramutare in movimenti di conclusione. Auditivi e visivi, sì, o con entrambi in questa situazione. E dopo questo si evolve, la progressione di questo esercizio è un 3 contro 3, dove abbiamo noi delle norme che se non minacci, noi lo chiamiamo il pocket, perdi la palla, o se non prendi una decisione nello 0.5 perdi la palla. Quindi questo ti aiuta a prendere delle decisioni, essere sempre aggressivo, essere verticale e essere sempre attivo all'interno dell'azione. Un altro difensivo invece che mi è piaciuto molto è il tipico zigzag che si fa a tutto campo con l'uomo davanti, però farlo con un palo o con una maglietta tra le mani, così, e quindi tu lavori molto con il lavoro delle gambe. All'interno di questo abbiamo messo un concetto che chiamiamo innocente, di quando sei un pochettino più aggressivo e diciamo mezzo fallo, che l'arbitro non... e c'è un primo contatto e già sai che al secondo o al terzo te lo chiama, di chiamare innocente, di aprire le mani e di continuare a scivolare, avendo già fatto un lavoro propedeutico di tenere le mani in alto e poter scivolare. Queste sono delle cose che mi sono piaciute. Alessandro, un'altra domanda voglio fartela, ma è con il sorriso, quindi ovviamente ha dell'ironia, non è una domanda tecnica. Partenza incrociata, stessa mano, stesso piede, arresta ad aprire, partenza spagnola. Si chiama partenza spagnola anche in Spagna? No. salita diretta, la chiamano qua. Io quando dicevo partenza spagnola mi guardavano tutti per dire... E cos'è? Che non era così. In Italia la insegniamo poco, ma la chiamiamo partenza spagnola. Davvero curioso scoprire un mondo così vicino a noi, ma così differente dal punto di vista metodologico, organizzativo, di improntazione, di imprinting al lavoro, nel quale ovviamente Alessandro ci ha svelato qualcosa e ci hai incuriosito ancora di più. Sarà magari la prossima volta occasione per approfondirlo ancora meglio. Ti ringraziamo davvero per il tempo che ci hai voluto dedicare, per la chiacchiera con noi, è stato davvero un piacere, Alessandro. Grazie a te, è un onore per me stare qui con voi. Buonasera a tutti, grazie Riccardo. Speriamo che anche in Spagna i campionati possano riprendere prestissimo, come d'altronde ci auguriamo da qualche giorno anche qui in Italia. Di nuovo grazie Alessandro, grazie a tutti voi per essere stati con noi anche in questa puntata di Time Out Corner e nuovamente alla prossima su basketcoach.net. Buona serata.